Tu Neff avevi conosciuto forse? Neff, ma Neff era già famoso. Neff era già famoso. Avevo incontrato il Ragio e Kim & Nadir, che erano due rapper di Bologna, dei Giardini di Bologna, perché i Giardini facevano tutti i freestyle. Shazam e il Ragio. Sì, sì. Loro venivano in vacanza a Senigallia e io ero il rapper a Senigallia. Mi cercavano. I was the man in Senigallia. Se cerchi un rapper a Senigallia, ci sono io. Devi fottere con me. Noi neanche scrivevo in realtà, cioè ero fan e mi ricordo che, adesso dico questa cosa, forse era già uscito Strade di Città. Ok. E a me piaceva di brutto, e quando dico a Bologna che mi piaceva nell'articolo 31, commerciali subito. Non puoi. Era una bomba Strade di Città. Strade di Città era bello, cazzo. Sì. Poi per me era proprio, anche se non era bello, c'era un valore affettivo, sì, perché sì, l'avevo, era mio, l'avevo trovato a Senigallia, articolo 31, quindi. E quindi già vengo subito a che fare con sta cosa. Ma cosa vuol dire commerciale? Subito arriva sta cosa. Commerciale vuol dire che, è fatto per... la lotta per la caccia alle streghe, raga, era peggio del movimento Me Too. Non si sa. La roba commerciale, sì, cosa... se venivi bollato commerciale eri rovinato. Beh, effettivamente dopo gli articoli sono diventati più pop, diciamo. Però Strade di Città non era... Cioè Strade di Città era... Strade di Città era... credibile come lavoro. Sì, sì, è vero.